Alla fine degli Stati Generali, una passerella inutile di 10 giorni che si è conclusa sostanzialmente con nessuna proposta concreta, il Premier Conte ha rivolto un invito alle opposizioni. Accettiamo questo invito sperando che non sia l'ennesima perdita di tempo e che le nostre proposte vengano accettate. Andremo all'appuntamento come coalizione, perché come coalizione stiamo operando in termini di opposizione a questo governo e come coalizione ci presentiamo alle elezioni regionali e amministrative di settembre. Abbiamo tenuto tutti fede alla parola data nella composizione delle liste e con questo clima di unità e di sintonia, nonostante alcune differenze su alcuni punti, ma fondamentalmente d'accordo su quelli fondamentali, andremo al Premier a dire meno tasse, meno burocrazia, dal decreto rilancio, che è un mostro sostanzialmente legislativo, di togliere tutto ciò che non serve e di mettere solo quello che serve realmente e concretamente al rilancio del Paese.